Ciao a tutti, da Stefano Mazzariolo. Oggi vi volevo parlare di un concetto che si è andato un po' a perdere in questi tempi, il concetto del raro. Che cos'è un concetto del raro? Soprattutto per quello che riguarda gli orologi. Un famoso detto dice che un fiore raro è solitario e si trova in un giardino, aperto per pochi. In orologeria, che cos'è che è raro? Qualcosa che è prodotto in pochi esemplari e che è difficile da trovare. Poi possono esserci anche altri concetti, concetti come raro nelle condizioni, raro nelle condizioni e corredo, raro perché racconta una storia. In orologeria il concetto di raro, diciamo, è ampio, non è solamente legato al fatto che l'orologio è stato fatto in tot pezzi, che comunque è determinante, perché le vecchie referenze di Rolex hanno un fascino diverso e hanno una rarità diversa rispetto a quelle di oggi. Se prendiamo le tabelle ufficiali di Rolex, vediamo, per esempio, l'orologio più vecchio che ho qui, del 57. Nel 1957 Rolex produce circa 50.000 orologi. Queste tabelle arrivano con una certa affidabilità al 1991, dove la produzione sale a oltre 600.000 orologi. Sicché da 50.000 siamo passati a 600.000. Oggi siamo nel 2020, la produzione credo che sia cresciuta ulteriormente, sicché numero di pezzi maggiori. Se si parla di referenze come non so, il 6239, si parla di 10.000 pezzi in tutta la sua vita, che parte dal 1963-64 e arriva fino al 1900, ufficialmente 69, però ci sono esemplari anche del 71-72, 15.000 pezzi, si parla di un migliaio di pezzi l'anno. Questo è un concetto di numero che può diventare raro. La mia filosofia, che cosa io cerco di proporvi, di farvi, di mostrarvi tutto ciò che difficilmente potete trovare in un altro posto. Io cerco di concretizzare e di avere esemplari che non hanno la concorrenza. Se due, vi faccio un esempio. Partiamo da Daytona, l'orologio più facile e conosciuto nel mondo, perché se parli di Rolex, l'abbinamento a Daytona è praticamente immediato. Su 10 clienti che gli parli di Rolex, il primo orologio che gli viene a mente è Daytona. Io qui, per esempio, potevo portarvi anche altri caricamanuale, però erano rari per condizioni e corredo. Io ho due 6239, uno upside down, se ne conosce 3-4 al mondo, magari ce ne saranno anche qualcosa di più. Conosciuti sono 3 o 4 al mondo. In cosa consiste? Per un misterioso motivo, Rolex ha invertito le matricole con le referenze. Sono capovolte. A ore 12 troviamo la matricola, a ore 6 la referenza. L'opposto, il sandblast bezel. Che cosa vuol dire? La ghiera è rifinita, satinata radiale, ha anche moltissime altre particolarità che poi sono andate perse nel corso degli anni, che sono di retaggio delle vecchie referenze. Orologi che hanno un perché, un orologio che ha, oltre alla conservazione imbarazzante, ha una particolarità. Orologi da intenditori. Ovviamente chi dà importanza a cose come sticker corredi particolari, non è l'orologio per lui. Questi qui sono orologi
che hanno un vissuto, che hanno una storia, conservati bene perché sono orologi che hanno 56-57 anni e che hanno un particolare, un perché. Cos'è che a me piace proporvi? Quello che non potete trovare da altre parti. Vi faccio vedere, per esempio, 1957, 6538A, io credo che sia l'unico al mondo orologio che io ho venduto nel 2001, che ho avuto l'opportunità di ricomprare. Questo è il fax di conferma di questa matricola. Destinazione uso militare. 6538A ha delle componenti diverse rispetto al 6538 per andare a cercare di trovare un'impermeabilità, una robustezza maggiore, ovviamente richiesta da militari. Andando, diciamo, in ordine cronologico, 5508 ce ne sono abbastanza sul mercato. 5508 col certificato di cronometro, exclamation point, bracciale elastico, io credo che non ne potete trovare tanti in Italia che possono proporvi un orologio del genere. Orologi che vanno cercati, vanno capiti e bisogna apprezzare le differenze. Altro orologio molto molto particolare che vi faccio vedere, questo è 5512. Anche questo upside down, matricole invertite. Di questi modelli, oltre al Daytona, questo ho avuto sia un GMT e ho avuto anche un Datejust, tutti con matricole invertite e tutti in un range vicinissimo. Questo è un orologio che ha anche il suo fascino, un quadrante molto particolare che io ritengo transizionale, l'ho descritto molto bene nell'ammazzario Stefano Library, orologio conosciuto, passato anche in asta, orologio importante. 5513, io vi propongo questo 5513, orologio iconico, sub per l'eccellenza, uno dei sub più longevi, prodotto dal 1959 al 1991, che ha prodotto in tantissimi esemplari, ma questo ha la firma di Assad, siriano, condizioni imbarazzanti e francamente un quadrante che un collezionista può solo sognare. Cosa potete trovare poi da me? Potete trovare ovviamente anche altri marchi, io però mi ritengo Rolex Specialist. Il Texano che sapete benissimo è stato prodotto in circa 1000 esemplari, di cui solo 150 d'oro bianco. E questa è una serie limitata, numerata da Rolex. Questa è la terza serie numerata, perché prima c'è il 4467 Datejust, poi il King Midas e questo orologio. Referenza 5100, 150 esemplari. In queste condizioni credo che ce ne sia rimasti veramente, veramente pochi. Cosa si nota quando si maneggia uno di questi orologi rispetto a un orologio moderno? Questi orologi, maneggiandoli, si capisce subito che sono meno industriali, sono l'intervento, diciamo, umano era più percepibile. Quelli di oggi hanno questa fredda bellezza, secondo me, anche se io adesso vi mostro un orologio, è un Batman che tutti cercano, tutti conoscono, però quello che trovate da noi è Oman. C'ha il logo dell'Oman sul fondello e anche sulla scatola e sulla garanzia. Questo in una produzione di migliaia e migliaia di esemplari, un orologio molto ambito, fa la differenza.
Andiamo avanti. Che cosa vi posso far vedere adesso? Di GMT 1675, anche questo è un orologio che 1959 e poi ha finito, diciamo, a fine anni 70, sì che ne hanno fatti veramente tanti, un orologio di successo, è stato venduto anche tanto, a contrario di tanti altri modelli come possono essere i Daytona carica manuale. Questo, oltre ad avere un quadrante marrone e condizioni eccezionali, è raro per via del suo corredo, perché ha sempre il bollino sul fondello, ha la sua scatola originale con lo sticker 1675 e il suo certificato di cronometro traforato. Questo fa sì che questo già bello orologio diventa rarissimo. Rimanendo nella famiglia GMT, GMT Oro, Occhio di Tigre, ce ne sono veramente tanti. Ovviamente con bracciale Oyster elastico estensibile, il quadrante stella, ci sono due tipi di quadranti, quadrante diciamo matte normale e lo stella lucido, con la lineetta tra Oyster perpetua, cioè come deve essere, lo fa diventare anche questo un orologio molto molto raro, con tutte delle particolarità che il collezionista dà valore, il collezionista capisce. Ovviamente chi non compra l'orologio per il sapore che ti dà, per la storia che ti racconta, ma solamente per o leggere l'ora o per, brutto da dire, abbracciare uno status symbol che è un oggetto, francamente io non credo che ti dia, ma che ti illude di dare. Comunque vabbè, questi sono orologi per chi capisce di orologi. Anche di altri marchi ovviamente ho delle cose particolari, non so, vi faccio vedere. Questo è il portoghese Jubilee, movimento, questo è un orologio fatto nel 92, serie limitata, qui davanti in acciaio. Questo è il vero movimento del portoghese che la IWC ha recuperato, lo ha rifinito in una maniera eccezionale e ha fatto questa serie limitata in acciaio, poi esistono esemplari in oro rosa e in platino. E qua c'è riportato la numerazione della serie limitata. Serie limitata le fanno un po' tutte le marche e i marchi. Fred Muller, per esempio, questo è il dato compax di Fred Muller in oro bianco, serie limitata numero 1 di 10 pezzi. Questo è il numero 1. Vediamo cosa vi posso far vedere. Questa, per esempio, è una serie limitata di Panerai, realizzata per l'apertura della boutique di Miami. Oltre alla personalizzazione sul quadrante, hanno realizzato anche accostamenti cromatici leggermente diversi, hanno voluto dare un sapore a questo orologio ingiallendo gli indici, e è una delle tante serie limitate di Panerai e comunque ha un perché. In Zenith, anche questo Zenith acciaio limited edition, ne hanno fatti poche centinaia di pezzi, orologi di grandi dimensioni, limited edition. Questo per farvi capire che nell'epoca ovviamente le quantità erano molto più ridotte rispetto ad oggi e gli orologi acquisiscono già dopo più di 50 anni un valore da collezione, proprio perché ne hanno fatti pochi. Oggi le particolarità vanno cercate nelle basse produzioni o nelle edizioni dedicate a. Poi un orologio può diventare anche raro per, diciamo, il suo stato di conservazione, sì, ma per il sapore che prende. Vi faccio vedere questo Speedmaster. Uno Speedmaster con un quadrante così Nutella, orologio
condizioni spaziali ha un sapore che uno Speedmaster normale non ha, e questo lo fa sì che questo diventi un orologio raro, perché il tempo ha voluto donare a questo orologio una trasformazione che riguarda il quadrante. Lo ha maturato, invecchiato, come lo volete dire, in uno splendido color marrone. Io potrei farvi vedere tanti altri orologi per parlarvi un po' di quello che per me è raro. Io voglio farvi capire che la rarità può avere tante sfaccettature, tanti modi di essere capita. Sta a voi poi cercare di trovare il vostro modo di collezionare, ma quello che vi consiglio sempre per concludere, quando vi dedicate a un orologio da collezione, comprate sempre con tutte le garanzie del caso, dal pagamento alle garanzie che vi può dare il venditore. Perché l'infallibilità, vi dico sempre, non è dell'essere umano. Però il venditore serio, dove finisce l'infallibilità, cioè la sua competenza, inizia la garanzia. Credetemi, soprattutto nel mio mestiere anche di perito, di perizie che vado a fare, spesso e volentieri vedo orologi che molto importanti con dei grossissimi problemi. Sicché mi raccomando, comprate sempre da professionisti e comprate il più bello che il mercato vi può offrire. Perché, come dico sempre, il prezzo si dimentica, la qualità rimane. Vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video. Un bacione da Stefano. Ciao ciao.